E anche oggi vi saluto dal cuore di Pescara, direttamente dal ristorante Soms in via Piave, in compagnia del nostro chef Moreno D'Antuono, che sono sicura anche oggi ci stupirà con una delle sue preparazioni. Bentornato Moreno! Buongiorno Jennifer, buongiorno a tutti. Sì, oggi facciamo una preparazione di pesce, ma come sempre, bene. Jennifer, perché la nostra cucina Soms rispecchia un po' il mare, la cucina di terra, insomma cerchiamo di far andare d'accordo un po' mare e terra. Oggi sì, facciamo una ricciola che abbiamo appena sfilettato, quindi ci è arrivata questa mattina freschissima, l'abbiamo sfilettata e l'abbiamo messa al forno a legna. E l'abbiniamo a cosa? L'abbiniamo a una purè di patate e tartufo e funghi ho adoperato, adesso ci sono buonissimi, sì. I prataioli e i finferli, i funghi galletti. Quindi veramente qua partiamo dal mare, attraversiamo la collina con insomma le patate e basta, sì, con le patate, e poi arriviamo in montagna dove comunque, ci sono... Scusami se ti interrompo Moreno, perché stavo riflettendo su ciò che dicevi e poi sono concetti che io ribadisco quotidianamente in questo programma. E secondo me il grande lavoro di un cuoco non è solo quello di preparare piatti buoni, perché quello sì è importante, ma è altrettanto importante riuscire a raccontare un territorio attraverso i sapori. E allora un piatto come questo, che parte dal mare, passa anche per la campagna e arriva fino in montagna, riesce veramente a rendere una fotografia completa e contemporanea del nostro Abruzzo, che lo diciamo sempre, è una regione, un territorio ancora tutto da scoprire, non solo per chi viene qui in vacanza, perché siamo qui a Pescara, città di mare, città che attira tantissimi turisti, c'è veramente tantissimo da vedere, abbiamo le nostre spiagge, i nostri ristoranti che sono sempre pronti ad accogliere i turisti e a deliziarli con i sapori che caratterizzano questa terra, ma sono anche gli abruzzesi stessi che devono conoscere l'Abruzzo, perché prima ancora di andare fuori dobbiamo prendere la consapevolezza giusta delle risorse che abbiamo su questo territorio, in questo territorio, e in questo senso il lavoro dei cuochi diventa veramente prezioso, dei cuochi ma anche dei ristoranti, di tutti coloro che investono nell'enogastronomia, che è il nostro settore, il settore che va per la maggiore e che ha tanto ancora da scrivere e da raccontare. Quindi insomma il vostro lavoro è, io direi, determinante, perché tante volte si prende la macchina, si viene a Pescara o si va da un'altra parte solo ed esclusivamente per andare in quel ristorante e assaggiare quel piatto, ed ecco che poi si apre un mondo, si conoscono anche altre cose, si compra lì, si scoprono le bellezze dei nostri luoghi. Questo è il potere della cucina, solo la cucina può fare questo secondo me. E poi ci sei tu che la racconti benissimo, quindi rimaniamo sempre grazie. A bocca aperta quando racconti l'Abruzzo. Bene Moreno, cominciamo. Allora, eccoci qua. Purè di patate. Abbiamo usato l'olio extravergine al posto del burro per dare la parte grassa. Quindi praticamente abbiamo realizzato un purè di patate che andiamo ad utilizzare come base per il nostro piatto. Sì, esatto. Quindi, come l'hai preparato? Senza burro, senza formaggio, solo con olio? Olio e latte. Olio un po' di latte. E latte. Quindi okay. un chilo 2,50 di patate, 150 grammi di latte e poi mettiamo in fase finale di mantecazione, mettiamo l'olio, più o meno 100 grammi. E su questa ricetta ci ho messo 13 grammi e mezzo di sale. Quindi pochi elementi come ci piace a noi. Quindi siamo in Abruzzo, ovviamente non potevamo che fare il purè di patate con l'olio extravergine d'oliva, che è una scelta che condivido, perché comunque il purè ha bisogno di quella parte grassa per poter avere insomma quella consistenza, e ce ne va anche tanta di parte grassa, però sì. Insomma con l'olio acquisisce un sapore tutto abruzzese. Il purè più famoso del mondo, che era anche il più buono, è quello dello chef Rebuchon. Dai, dove sì, metteva Rebuchon, su non lo conosco. Rebuchon è morto purtroppo, però è stato uno, diciamo, che ha riportato il purè nella cucina francese dove era stato abbandonato, e lui l'ha reso famoso perché era veramente buono. Un chilo di patate e mezzo chilo di burro. Dai, quando faceva le ricette leggero. E diceva è buco
beaucoup de beurre. Veramente, era pazzesco. Mamma mia. Ovviamente noi non utilizziamo tutto questo olio. E poi la cosa che ci piace dell'olio extravergine con le patate è perché dà il contrasto dell'amaro, cosa che il burro non fa. Infatti. Quindi ecco, anche il contrasto è una cosa che ci piace e che in non questa so fase se, ci dà. Se dico un'eresia, però secondo me l'olio nel purè dà anche un po' quel pizzico di acidità che manca sì, al burro. Quindi non è più solo liscio e cremoso al palato, ma si accende. Esatto. Eccola qui, la ricciola, il trancio di ricciola. Abbiamo cucinato la ricciola al forno a legna. Pochissimi minuti, perché la ricciola è un pesce magro, quindi ha bisogno di una cottura veloce, altrimenti diventa stopposa. Magari mi è capitato di andare in qualche ristorante e di prendere la ricciola che era stopposa. Attenzione, quindi lo dico sia ai ristoratori che alle famiglie, ma anche a casa, alle signore. Comunque dobbiamo stare attenti, perché poi un'ottima materia prima, se non la prepariamo bene, se non la cuciniamo bene, rischiamo di rovinarla. Io ci tengo tanto a porre l'accento sulla selezione della materia prima, che deve essere sempre insomma molto minuziosa ed attenta, però dobbiamo anche imparare come trattarla questa materia prima, altrimenti rischiamo sì, di rovinarla inesorabilmente. Certo, bisogna conoscerla e trattarla certo, al meglio. Per questo ci siete voi cuochi, ecco, vedi, e per questo noi cerchiamo di fare cultura quotidianamente, perché di una cosa oggi, di un'altra cosa domani, e poi alla fine magari a casa questa cosa si recepisce e si prova. Esatto, e poi diventa la normalità. Poi diventa quindi la una normalità. Volta che si è assodato diventa tutto facile. Qui abbiamo i prataioli e i finferli. I prataioli sono veramente, si trovano veramente in un momento dell'anno dove in 20 giorni si devono raccogliere e si possono consumare. E il pratajolo mi piace perché è gustoso, è croccante ed è un fungo che mi ricorda veramente l'infanzia, quando andavo con mio nonno in montagna a trovare i funghi e poi tornavamo a casa con queste ceste di funghi pazzesco e mio nonno me li cucinava, perché gli piaceva anche a lui cucinare quello che raccoglieva. E qui l'ho riportato insieme al pesce perché è veramente un ottimo abbinamento. Abbiamo messo la purè che dà un po' di materia grassa alla ricciola che è magra, e poi l'aroma dei funghi, la croccantezza dei funghi, e finiremo con il tartufo. Quindi mamma mia, ecco anche il tartufo me l'ero dimenticata. Andiamo a mettere qui i nostri funghetti. Che bel piatto, questo è un piatto piacione, eh? Eh sì, è molto, ruffiano molto, questo molto. Piatto, molto ruffiano secondo me. A noi ci piacciono i piatti ruffiani. Eh sì, ma io pure sono un po' ruffiano, quindi ecco. Per forza, ci rappresenta sempre la cucina. Eh sì. Eccoci qua. E alla fine il principe, il re, chiamatelo come... Il pezzo forte. La guest star. Che è il tartufo. Noi siamo nati un po', abbiamo portato a Pescara, diciamo, la montagna, quindi tartufo bianco, il tartufo nero invernale, il pregiato, l'estate abbiamo lo scorzone, abbiamo sempre i funghi quando ci sono, e quindi è una cosa che quando abbiamo disponibile questi ingredienti cuciniamo in tante soluzioni. È vero, tra l'altro devo dire questo, mentre tu grattugi il tartufo, eccoci voglio qua. Ricordare ai nostri telespettatori che insieme al nostro Moreno D'Antuono abbiamo preparato un piatto che è un must, semplicissimo da rifare, sempre a base di tartufo, è il tagliolino al tartufo preparato dal nostro Moreno, uno dei tagliolini al tartufo più buoni che io abbia mai mangiato. Grazie, lo posso grazie. Dire perché non temo giudizi esterni, perché veramente sono sicura di quello che sto dicendo, veramente un piatto molto molto gustoso che è su YouTube nella nostra playlist Chef in Cucina Rete 8. Se andate su YouTube, cercate tagliolino al tartufo, trovate la ricetta del nostro Moreno D'Antuono, così come tutte le ricette che abbiamo preparato nel corso di questi lunghi 8 anni che abbiamo trascorso insieme ai protagonisti della cucina abruzzese e da quest'anno anche molisana. Io non posso che ringraziare come sempre il nostro chef Moreno D'Antuono, grazie, ma anche tutto lo staff del ristorante Soms che lavora dietro le quinte, i proprietari, ma l'ultimo ringraziamento, ed è sempre quello più importante, per il meraviglioso pubblico che ci segue quotidianamente. Siete veramente in tanti e noi non possiamo che esserne felici. Grazie Moreno di nuovo. Grazie ancora, grazie a voi. E grazie a tutti voi, a domani.